Alla vostra salute, maresciallo. Alla vostra e a quella della signora. Ne buono poco? No. È fresco fresco. No, grazie, non mi va. Per bere alla salute di Mario si può fare un'eccezione. Scusatemi, vi prego, scusatemi. È successo qualcosa? Siamo preoccupati per mio figlio. È parecchio che non ci dà notizie, neanche per chiedere soldi. Sono 5 mesi, maresciallo, da quando è salito sulla vostra jeep per andare a Napoli e cominciare a lavorare. E da allora non abbiamo saputo più niente. Neanche una cartolina, che so, per dire sto bene, baci, niente. E io sono stanca, maresciallo, sono stanca. E perciò lo vorrei tenere un poco vicino, ecco. Se volete, io posso interessare il comando di Napoli. No, non c'è bisogno, grazie. Se fosse malato ce l'avesse fatta sapere subito. Sta bene, anche troppo bene, ci giurerei. E allora perché vi preoccupate? Voi mi domandate perché sono preoccupato. Ho sacrificato per lui tutto quello che possedevo, perché diventasse quello che è diventato, un grande avvocato, un professionista onorato. Adesso non ho neanche il diritto di sapere cosa fa e dove si trova. Caro Esposito, i giovani sono cambiati. Se ne vanno. Hanno altri ideali adesso, altri desideri. E la terra muore. Eppure noi, poco per volta, moriamo insieme alla terra. No, no Mario, non è così. Io lo conosco bene, mio figlio. È attaccato a noi. È attaccato alla sua terra. Per adesso si vuole divertire un poco. Vedrete che quando si sarà stancato, torna. Io ve lo auguro con tutto il cuore. Beh, adesso me ne vado perché c'ho un sacco di lavoro da sbrigare. Grazie per il vino e per l'affettuosa ospitalità. Grazie a voi. Vi accompagno, maresciallo. Grazie. Prego.